I Cage Warriors tornano per la quinta volta a Roma. Domani dalle 17 al Palapellicone di Ostia i migliori fighters di MMA si sfideranno in una notte di grande azione e adrenalina. L'arrivo del circuito internazionale in Italia dal 2022 si deve a Lorenzo Borgomeo, head coach dell'Aurora MMA, che per l'occasione schiera ben 12 azzurri. I romani Daniele Battaglia e Emanuele Tetti rappresenteranno l'Italia in una delle card tricolore più importanti di sempre. Che sente il calore di Roma, che nessun altro posto sa dare, quindi sicuramente combattere qui davanti alla mia gente, davanti ai miei familiari, ai miei amici e tutti quanti, mi darà sicuramente una marcia in più. C'è tanta adrenalina, tante emozioni, tanta concentrazione, però poi alla fine è quello che facciamo in palestra tutti i giorni, per cui ci alleniamo tutti i giorni, quindi alla fine uno cerca di riportare anche la cosa un po' più alla normalità e di viverla in modo non spensierato, però insomma tranquillo e rilassato. Ogni match in Cage Warriors è un tassello verso qualcosa di più grande e sono pronto a fare del mio meglio domani per avvicinarmi ancora di più a quel sogno che è la UFC. Ma che si sente, che si prova quando si è in gabbia? Non sei te lì nella gabbia che fai quello, ma è qualcos'altro. Come dicono gli americani, nel flow, sei nel flow, quindi è un po' particolare. Entreranno nella gabbia anche due fratelli di Frosinone, uniti dalla stessa passione, Manuel e Kevin Caperna. Ho iniziato sempre per gioco, perché a me manco piaceva, ti dico la verità. Ci ha portato mio cugino, ha detto no, ti faccio provare. Poi da là è scattata quella cosa e ti parlo di 10 anni fa. E che si prova prima di entrare in gabbia? L'ansia sale fuori, poi una volta che sei entrato dentro ormai è fatta, quello lo devi fare. Cioè una volta che sei entrato fai quello che devi fare, il cervello è impostato per fare quello. Quindi tu già sai quello che vai a fare, non devi inventarti niente. Inizialmente quando lui ha iniziato io ero adolescente, però era sempre la cosa, ok combatti, sì bello, ti vengo a vedere. A un certo punto diciamo si è accesa quella scintilla, ok lo voglio fare pure io, ma lo voglio fare come te, non come hobby. E diciamo che ho iniziato cercando di emulare lui. Infatti da poco ho fatto anche il mio esordio da professionista, che era diciamo l'obiettivo che avevo dal giorno zero.